Qual è il ruolo dell'associazione in questo convegno stamattina? Innanzitutto bisogna, come dire, scusate magari l'interruzione, bisogna dire che noi come associazione fa molto a cuore la tematica, perché per noi bere responsabilmente fa sì che il nostro lavoro sia più agevolato, nel senso che, come ho già detto al suo collega, bere con moderazione ci permette di valorizzare il nostro lavoro, perché il cliente sente i profumi, i gusti di ogni prodotto o drink che noi andiamo a preparare. Già a livello nazionale noi come associazione prediligiamo ciò, infatti i nostri drink o i nostri prodotti nella loro preparazione hanno un contenuto di alcol abbastanza lieve, non superano mai i 23 gradi. E ai ragazzi che posso consigliare, che consiglio di bere con moderazione, sia perché danneggiano la loro salute, ma rischiano di danneggiare anche la salute degli altri, rischiano di danneggiare il nostro lavoro, il nostro studio di anni, i nostri sacrifici che andrebbero persi, perché non, dopo un tot di bevande alcoliche assorbite, le nostre papille gustative non sentono più i profumi e i sapori. Presidente provinciale di Confcommercio, in questo convegno, qual è il ruolo che ha questa associazione in questa, su questo argomento così delicato? Sì, è un argomento che tra l'altro è ormai veramente sotto i riflettori da troppo tempo e che bisogna, ecco, dibattere, cercare di analizzare per trovare alcune soluzioni. L'associazione di categoria, in questo caso la nostra associazione di categoria nazionale, la FIPE, Federazione Italiana dei Pubblici Esercizi, già in campo nazionale ha messo diverse azioni in campo proprio per fronteggiare questo problema e in particolare analizzare appunto quelli che sono gli aspetti sociali e dal nostro canto cercare di formare al meglio quelli che sono diciamo coloro che poi somministrano. In questo senso dobbiamo fare di più anche sul piano legislativo, cercare di avere diciamo qualche regola in più, qualche obbligo in più, in modo da poter gestire al meglio un fenomeno sociale che purtroppo spesso degenera, perché bere responsabilmente, bere per stare in compagnia, bere per socializzare è qualcosa che è nella nostra natura. Andare oltre i limiti, chiaramente, quello no, non va bene e tutti dobbiamo dare il nostro contributo affinché questo non accada. Gabriella Cucchiara, presidente FIPE, il ruolo della FIPE in questo convegno di questa mattina su un tema molto delicato che riguarda soprattutto la vendita degli alcolici, ma anche appunto il problema del bere responsabilmente. Qual è il vostro ruolo? La FIPE ha voluto davvero portare avanti questo progetto insieme all'Associazione dei Magistrati. Perché? Perché purtroppo il fenomeno del disagio di questi ragazzi che hanno cominciato a bere in maniera smisurata ormai ha oltrepassato i limiti. Quindi noi vogliamo educare i giovani a un bere responsabile, a un bere di qualità, a un bere consapevole e dare quindi la consapevolezza dei rischi che corrono continuando a bere in questo modo. Ma oggi noi vogliamo anche ribadire un concetto che è molto importante per noi, perché io dico che noi prima di essere imprenditrici e imprenditori, noi siamo padri e madri. Quindi noi oggi vogliamo ribadire il concetto che oltre al bere responsabile è importante una somministrazione responsabile, perché la vita noi dobbiamo preservare la vita dei nostri ragazzi e non è possibile che tanti la mettono a rischio solamente per il profitto economico. Quindi è questo quello che chiediamo: informare, informare, dare consapevolezza e avere i controlli per combattere l'abusivismo e per avere un territorio più sano e arrivare a una bella movida. Francesco Rebuffat dell'area legale, legislativa e tributaria di FIPE, oggi si parla di bere responsabilmente, qual è il messaggio che volete lanciare? Il messaggio che vogliamo lanciare è che eventi di questo tipo servono per parlare ovviamente del tema delle bevande alcoliche. Non è il tentativo di criminalizzare il consumo di bevande alcoliche, le bevande alcoliche sono rappresentative della nostra cultura, ma non solo italiana ma anche proprio di esseri umani.
e sono importanti anche per valori della socialità, eccetera. Piuttosto andiamo a criminalizzare gli atteggiamenti che sono illegali, che sono contro la legge, e gli atteggiamenti di un bere irresponsabilmente. Eventi di questo tipo servono dunque per creare dei momenti di confronto tra un po' tutti quelli che sono i soggetti coinvolti da questo tema, quindi dalle istituzioni, dagli imprenditori, fino ad arrivare anche ai giovani consumatori. Se non sbaglio sono presenti delle scuole alberghiere, che quindi sono qui in veste di duplice ruolo, sia attuali consumatori che futuri operatori del settore. In pratica cerchiamo di trovare soluzioni per far sì che il tema delle bevande alcoliche torni ad essere semplicemente un'esperienza di consumo reale e vero, e non si trasformi in episodi di illegalità o di mala movida. Questa è un'iniziativa che io apprezzo moltissimo, un'iniziativa che è targata FIPE, ma a cui ha aderito anche l'Associazione Nazionale Magistrati. È un'iniziativa importante perché oggi sappiamo quali sono le conseguenze purtroppo nefaste dell'alcol per i giovani, ma non solo per i giovani, soprattutto per i giovani, e parleremo di questo durante questo convegno. In particolare io, dal mio punto di vista, sottolineerò ed evidenzierò quelli che sono gli strumenti posti dal legislatore per combattere e prevenire soprattutto questo disastroso fenomeno dell'alcolismo, che, come sappiamo, poi ha conseguenze anche nefaste per i giovani e per tutti. Prefetto di Agrigento, presente a questo importante convegno sul bere e responsabilmente, si è parlato dell'importanza delle regole sia per chi somministra ma anche per chi deve appunto rispettare le regole nel bere responsabilmente. Sì, le regole sono importanti, infatti con i comuni stiamo lavorando perché si dotino di regolamenti e non di ordinanze una via l'altra, che ovviamente hanno un altro scopo, cioè quella di disciplinare dei casi eccezionali. La regola invece deve essere una regola che tutti conosciamo e possiamo applicare, ma è importante che questa regola venga concordata con gli operatori del settore, perché la movida è anche presenza nella notte, anche come dire, civiltà, assicura che le strade non siano deserte, che ci sia un presidio nelle ore notturne, quando la maggior parte della cittadinanza è a casa, e quindi rende anche più sicure le città. Tuttavia deve essere una movida intelligente, una movida che le regole se le deve dare un po' da sé, poi naturalmente vengono consacrate nei regolamenti comunali, ma ci deve essere questa collaborazione, e noi da ora, dal mese di febbraio, cominceremo a parlarne con gli operatori. Questore di Agrigento, presente questa mattina a questo convegno importante sul bere responsabilmente, il ruolo fondamentale delle istituzioni nel rispetto delle regole. Beh, il nostro ruolo è sicuramente quello in funzione di controllo, ma non si limita a questo, è anche in funzione di supporto per naturalmente per gli operatori in questo delicato settore, che è molto molto determinante per la vita delle persone, perché incide sul benessere, sulla capacità di aggregazione, ma tutto questo deve essere fatto in sicurezza per il singolo avventore e sicurezza anche per tutti gli altri cittadini, perché l'abuso di sostanze alcoliche, quando si trasforma in situazioni aberranti, poi può portare a cose estremamente pericolose, dall'incidente stradale alla rissa o anche lo schiamazzo. Perciò un momento di godimento di quello che è il proprio tempo libero diventa un momento di pericolo, e noi dobbiamo assolutamente evitare tutto ciò.